Pensa a te in questo piccolo canale avere come ospite Luca Toselli che su questa piattaforma è, non lo so, è il Cristiano Ronaldo. Mm-hmm, sì, stesso fisico, no, Luca, soprattutto. Benvenuto sul mio canale, ma davvero sono quasi intimorito da... Giovanni, allora ci rendiamo conto di che mondo è diventato però, giornalista di professione che arrivo io sul canale deve essere va bene. io provo a fare la cronaca tutti i giorni e provo insomma a fare il mio ogni giorno nel migliore dei modi, poi però ecco, ognuno ha un certo tipo di percorso e il tuo su YouTube in particolare è un percorso straordinario, anzi non so se sono 10 anni. Cioè, quindi sei dentro un ciclo straordinario. Sono vecchio, sto iniziando a invecchiare, eh? Sto iniziando a invecchiare su YouTube. Vai, chiedere a chi mi segue di seguire anche il tuo canale, lo faccio volentieri, ma insomma, credo lo facciano già tutti. Più che altro per ascoltare il primo video che abbiamo fatto, dai, diciamo. Però assolutamente sì, anche perché questo è un video che fa seguito a quello che abbiamo già fatto sul tuo di canale, provando a fare non so, la chiarezza e il punto sul momento che sta attraversando la Juventus, su tutte le critiche che vengono mosse attorno alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri, su quello che è il momento della squadra, sulla crescita e tutto il resto. Certo. Ci siamo lasciati con Luca, vieni da me e fammi tutte le domande che vuoi, proverò a rispondere. No, beh, io guarda, dato che abbiamo parlato di presente di là e di quello che la Juventus in questo momento sta pensando, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo e ti dico, come ti avevo già accennato, essendo che c'è comunque un allenatore in scadenza, sono abbastanza convinto che la Juve comunque qualche ragionamento lo stia facendo. E quindi ecco, io volevo capire un attimino qual è, secondo te, se magari non ci sono delle notizie, se non si è riusciti a scavare, quella che potrebbe essere la percezione invece arrivati a quest'estate. Guarda, mi dai anche la possibilità di chiarire che qualche giorno fa, credo settimana scorsa, ho pubblicato un video con un titolo secco che a un certo punto ha fatto discutere tanto, perché ecco la proposta di rinnovo per Allegri. Sì, ho letto l'articolo. E si è pensato quasi che parlassi di una proposta fatta. In realtà nulla di tutto ciò, era solo... la descrizione dell'ipotesi del rinnovo ed è chiaro che vale quello che abbiamo detto prima sul tuo canale, valutazioni sul futuro di Allegri si faranno al termine di questa stagione una volta raggiunti gli obiettivi stagionali della Juventus. Allegri ha un contratto fino al 2025, ha la fiducia della società. Giuntoli dice anche: io vorrei andare avanti con lui e so che lui sarebbe ben felice di andare avanti. Allegri dice: io in bianco però non firmerei nulla. Ed è chiaro che un confronto dovrà esserci al termine di questa stagione e secondo me la chiave al termine di questa stagione sarà la valutazione aziendale, ma soprattutto sportiva, dell'anno zero che stiamo vivendo. Okay. E perché oggi non possiamo avere una percezione reale al 100% di quello che succederà in estate? Perché le valutazioni dovranno essere oggettive su un periodo temporale che non è ancora, finito. Okay. Dal punto di vista aziendale, la qualificazione alla prossima Champions League metterebbe dalla parte della ragione l'allenatore. Ok? Perché la squadra deve centrare la Champions League anche quest'anno. Perché dico anche quest'anno? Perché lo fa dal 2011 in poi, cioè è un obiettivo non dichiarato quello della qualificazione alla prossima Champions League. È normalità per la Juventus qualificarsi e partecipare alla Champions League. È un'anomalia che non abbia partecipato quest'anno, pur avendola conquistato anche l'anno scorso, certo, in una stagione surreale. Ok? E quindi è normale che la Juventus quest'anno deve qualificarsi alla prossima Champions League. Poi subentrano le valutazioni sportive. Come ci arrivi alla qualificazione della prossima Champions League? Ci arrivi come nella stagione vissuta sotto la gestione di Pirlo?
cioè all'ultima giornata per sperando merito negli tuo, altri. sì, ma per demerito di altri, o ci arrivi con largo anticipo, o ci arrivi soprattutto con una crescita importante del gruppo, che buona parte sarà lo stesso che avrà il prossimo anno e che sarà già nelle condizioni, con qualche tassello in più, di fare la corsa scudetto. Perché se è vero che quest'anno nessuno ha chiesto di avere come obiettivo lo scudetto, c'era l'ambizione, che è stata descritta dai giocatori, di ambizione di scudetto, però presto dovrà tornare ad essere un obiettivo lo scudetto per la Juve. Cioè, è inutile raccontarsela. Nella storia della Juve ci può andare di mezzo una stagione di ricostruzione. Poi le altre le fai per vincere. Sì, diciamo quindi, che forse la luna, scusa, il dito è la qualificazione in Champions, no? Se guardiamo il dito, esatto, la qualificazione in Champions, invece la luna è tutto il resto che porta, esatto, la qualificazione in Champions. E tutto il resto deve convincere la società, ma se vogliamo anche l'allenatore. Perché pensi quindi che ci siano dei dubbi su Allegri, cioè Allegri che possa avere dei dubbi lui? Beh, bisognerà sentire lui, perché se la società gli chiedesse già per il prossimo anno con questo organico più, non so, due elementi di questa rosa, di partecipare al campionato per vincere lo scudetto, e lui potrebbe anche dire no, secondo me questa squadra non è ancora da scudetto. Non lo so, cioè bisognerà anche ascoltare lui. E certo, molte volte, sai, questa visione qua ci si può anche, cioè si può anche avere una visione diversa. La ricordiamo tutti l'estate del 2014, quando, sì, sì, Conte a un certo punto fece un passo indietro. Adesso sono situazioni completamente diverse. Però, per dire, c'è anche la possibilità che nel pianificare il futuro prossimo ci si ritrovi ad avere una visione diversa tra allenatore e dirigenza. C'è questa possibilità. Oggi c'è un allenatore che ha la totale fiducia del club, un contratto fino al 2025, quindi non è scadenza, non è una priorità in questo momento qua consolidare la posizione dell'allenatore. Come può essere Rabiot, per dire? Beh, certo, con i giocatori è diverso, perché certo, c'è un certo tipo di mercato. Qui invece è un discorso un po' diverso. È fondamentale, ci sono delle valutazioni che puoi fare solo al termine del percorso. La situazione di Allegri è molto più simile a quella di Chiesa. Ok. Perché Chiesa? Perché quando si sono ritrovati a metà stagione, il giocatore avanza delle richieste da top player ed è anche nella sua ragione farlo, per quello che è il suo percorso personale. La società, per prospettargli una proposta di rinnovo calibrata su quello che deve essere la dimensione della Juve, deve prima garantirsi banalmente la qualificazione alla prossima Champions League. Certo. Okay. Quindi le parti si ritroveranno a fine stagione, a un anno dalla scadenza, quando ci saranno delle valutazioni oggettive da fare su quest'anno, anche perché la passata stagione di Chiesa è stata sporcata tanto dai postumi dell'infortunio. Certo, ovviamente. Così come la stagione passata nel lavoro di Allegri, se vogliamo, è stata sporcata da tutto quello che è successo fuori al campo. Sì, perché infatti, se rimaniamo alla prima parte della stagione, Luca, è quello che volevo secondo dire. Secondo me ci sono tanti demeriti. È quello che volevo dire. La seconda parte è invalutabile, la prima parte è insufficiente. Esatto. Beh, io però dico una cosa. Insufficiente la prima parte, per certi versi straordinaria la seconda parte. Sì, perché sì, no, ma io la seconda parte per me è un capolavoro di tutti, perché esatto. parte era troppo difficile da vivere, quindi per me è ingiudicabile proprio dal punto di vista sportivo. Esatto. La seconda quindi, parte è tutti dal punto di vista umano. Quell'anno lì dobbiamo comunque archiviarlo. Quest'anno lo si dovrà valutare in maniera oggettiva sui risultati, e i risultati, l'unica verità è che li puoi giudicare solo al termine e a giochi fermi. Perché io fino a 2-3 settimane fa avevo la percezione che questa squadra qua potesse andare oltre le aspettative. Yeah, io no.
purtroppo non l'ho mai avuto. Io ti dico, avevo questo tipo di per le convinzioni che si erano create all'interno del gruppo, giuste o sbagliate, avevo la percezione che questa squadra qua potesse arrivare fino all'ultima giornata a tenere il campionato aperto, consapevole che l'Inter è molto più forte. E nelle ultime 2-3 settimane abbiamo obiettivamente la sensazione che l'Inter possa chiudere il campionato con 4 giornate d'anticipo. Cioè siamo di fronte alla stagione dell'anno scorso che ha fatto il Napoli. Ma l'anno scorso il Napoli ha fatto quel tipo di cavalcata lì perché alle spalle ha creato il vuoto. Certo. E quindi questo, secondo me, merita attenzione e dobbiamo rimandare a fine stagione ogni tipo di valutazione. Per me è sempre stato un ragionamento testa contro cuore, invece, perché il cuore mi diceva, cavolo, fino all'ultima giornata gli diamo il filo da torcere, se lo vogliono vincere gliela facciamo, uso un termine dialettale, gliela facciamo cagare, e invece la testa mi diceva, vabbè, ma ci sono delle differenze tecniche e tattiche che sono, secondo me, troppo evidenti, e come si farà a mantenere questo ritmo? Io però la domanda che ti voglio fare è una domanda proprio specifica alla professione, cioè la traduco, io in questo momento qui, che da lato Juve spifferi per me meno di zero ne usciranno per quello che sarà il futuro, però io andrei, no, a capire, o per dire, faccio due nomi che secondo me sono i nomi più probabili per eventualmente una sostituzione di Allegri, quello di Conte, quindi percezioni lato magari familiari o persone vicine a Conte, oppure direttamente da Bologna, perché secondo me Thiago Motta è uno di quei profili che va a ricalcare quello che secondo me potrebbe essere il prototipo di allenatore per il dopo Allegri, perché non me lo immagino un allenatore con un stipendio molto elevato. Quindi Conte, secondo me, a livello logico va escluso per quel motivo lì, proprio perché Allegri ha un contratto fino al 2025 e non avere più Allegri in panchina l'anno prossimo significa comunque eventualmente poi pagare due allenatori. Quindi volevo capire, dal punto di vista del cronista, in questi momenti, se da una parte c'è chiusura, dall'altra si possono trovare degli spiragli da altre parti? O... Guarda, questi sono i momenti classici in cui vengono fuori 10.000 candidati. Ok. E generalmente i candidati, i primi candidati che vengono fuori su situazioni che non richiedono ancora neanche la necessità di avere dei candidati, perché, ma ripeto, la Juventus oggi un allenatore ce l'ha, certo, con un contratto fino al 2025 e non ha ancora deciso di chiudere il rapporto con Allegri. Generalmente tutte queste candidature sono funzionali a altre situazioni. Ok, capisco. Nel senso, okay, cioè, ti do altre impasto squadre il nome... che magari... E fai venire fuori che ne so, Thiago Motta, che secondo me può diventare un'idea per la Juventus, per il dopo Allegri, assolutamente sì. E questa cosa la scrissi al 24 maggio 2023. Ok. Perché? Perché la facevo, la legavo alle idee di Giuntoli, certo, che stava per diventare, ma non lo diventò subito, ma poi lo diventò, il direttore sportivo della Juventus. Quindi Thiago Motta è un'associazione naturale, se vogliamo. Okay? Però per adesso le indiscrezioni portano semplicemente a capire che magari Thiago Motta al Bologna fatica a starci un'altra stagione. Sì, anche lui l'ha fatto capire che dal punto di vista umano... è pronto per un top club. Sì. Così come è chiaro che in questo momento qua, all'interno del contesto Juventus, non venga fuori nulla, ed è chiaro che uno come Giuntoli debba dirti che si vuole andare avanti con Allegri. Ok? Chiaro. Però per Giuntoli, domanda... per tutto il mese di gennaio il mercato della Juve è stato chiuso. Sì, 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 certo. Poi non è vero. Poi Alcaraz è venuto fuori nelle ultime 48 ore. No, ma è normale che sia così, perché in questo momento storico, all'interno delle aziende calcio, il lavoro di pianificazione è molto più lungo rispetto all'operatività netta. Cioè, prendere un allenatore alla Juve in questo momento qua richiede un tempo di 2 minuti, una telefonata.
Cioè, se Giuntoli prende il telefono in mano e chiama Luca Toselli al 99,9% gli dice sì, è fatta, l'allenatore No, l'hai per amor di preso. Dio, retrocediamo. Per No, amor cioè, di per Dio. dire, non hai necessità di fare 10 mesi di Sì, ho trattativa. capito. A meno che Quindi, non lo liberi la squadra ma in cui è lì. cioè, ma davvero, è un momento storico in cui non è che hai bisogno di fare chissà quale trattativa per prendere un allenatore. E quindi non c'è necessità di fare, di avviare chissà che cosa, dialoghi, questo e quell'altro. Ripeto, il periodo di pianificazione invece è molto più lungo. Cioè, in questo Certo. momento qua, il tema non è l'allenatore, il problema è che tipo di progetto stai No, no, ma pensando quello per la indubbiamente. Juve tutta. Ok? Ma infatti voglio sapere la tua sensazione, cioè, lasciando stare quelle che sono. Abbiamo capito la situazione della Juve, adesso devono aspettare la fine della stagione. Però la tua sensazione, se dovessi scommettere un euro così per gioco, secondo te la Juventus cambierà guida tecnica? Probabilmente sì. Probabilmente Sì, ok, avverti. sì. Ma l'aspetto più importante che impegnerà la dirigenza, la società, per molto più tempo, e l'aspetto veramente determinante, sarà la costruzione della rosa. Perché No, ma infatti volevo arrivare lì dopo. tu in questo momento qua hai giocatori o tanto grandi di età, tanto Ah, grandi, anche pochi in o realtà. giovani. In questo momento qua, all'interno della rosa della Juventus, manca quella generazione di mezzo che all'Inter gli sta facendo fare la differenza, che sono quei giocatori che fino a 2 o 3 anni fa facevano fatica, poi sono cresciuti, sono maturati. Cioè sono i 92, i 93, i 94 che tu non hai in rosa. Per la Juve sono i più anziani quelli lì in realtà, perché Szczęsny, Aleksandro, Kostic sono quei giocatori che sono di quelle annate lì e sono i più anziani della rosa Sì, Perin. ma sono giocatori che purtroppo non fanno la differenza. Perché Dio, se poi Szczęsny andiamo a fare un quest'anno discorso di ancora tanta roba. leadership all'interno del gruppo, di leadership all'interno del gruppo, ti regge Rabiot che è un 95, Danilo, Danilo, 91. Szczęsny, finito. Sì, no, E ma questo è un problema. che la Juventus lì debba intervenire, io Cioè, la Juventus sono l'estate prossima dovrà d'accordissimo. fare un mercato tanto mirato, ancora di più su profili esperti nel calcio europeo, e qui la guida tecnica davvero non c'entra. Dovrà Però mi sembra un po' il andare a fare un discorso. mercato mirato, specie su esperti nel calcio europeo, che non potrà sbagliare per 2 motivi. Uno, perché le condizioni economiche il prossimo anno saranno ancora molto limitate. Certo. Quindi magari devi fare mercato sul parametro zero e devi anticipare la concorrenza, Forse è già magari devi tardi. prendere. Certo, magari devi fare quella scommessa. Cioè, il colpo Jalò non è che la Juve avesse tutta sta voglia di regalare 3 milioni e mezzo più altrettanti Anticipato. bonus a Lille. Però era fondamentale Certo. assicurarsi un giocatore che, Certo. sul quale credi, perché ha queste condizioni economiche qua lo puoi prendere. Andiamo in Ad altre anticipo. condizioni non puoi prenderlo più. Alcaraz, Sono d'accordo. occhio, perché Alcaraz? E comunque ti porta a spendere 4 milioni. C'è una cifra fissata per il riscatto che è una cifra Folle. esagerata, fuori da ogni logica, ma puoi sempre ridiscuterla. Se spendi comunque dei soldi, è perché su questo giocatore qua comunque ci hai visto qualcosa anche per il futuro. Se no 4 milioni obiettivamente sono proprio tanti. Poi Sì, adesso con sì, sì. l'infortunio di McKennie e Rabiot, meno Meno male che male. hai Alcaraz, perché insomma adesso Allegri, al di là di Napoli, credo dovrà gestire l'emergenza per qualche partita a centrocampo. Temo di sì, e poi adesso purtroppo inizia il periodo più tosto perché il calendario adesso se in questo momento qui che avevi le più abbordabili dal punto di vista della classifica, adesso se non tiri fuori quella roba che avevi avuto nella prima parte di stagione, finisce veramente male perché tra Napoli, Atalanta, Lazio, c'è il Genoa che è vero che non si gioca al Marassi, però è comunque una squadra che ti fa soffrire, quindi adesso è veramente dura. Ma secondo te quindi la Luca, Juventus... poi io devo farti una domanda. Vai, La domanda vai, delle vai, domande. vai, 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 vai. No, cioè la mia domanda delle domande è che spesso ti ho sentito
molto critico su Allegri, o Sì. meglio, non tanto critico su Allegri. Cioè, ho sentito più volte nei tuoi contenuti che secondo il tuo punto di vista era arrivato il momento di cambiare, ma questo Sì, ma già per al me termine della dall'anno passata scorso. stagione. Sì, esatto. Al di là poi delle valutazioni anche economiche che ha dovuto fare la Juventus, l'ha Certo. spiegato benissimo Maurizio Scaramini. E qui io ti chiedo, perché tutta questa direzione molto netta, che Sì, no. non critico, Chiaro. No, 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 ma io lo è spiego. semplicemente un punto di vista, cioè dammi un punto di vista di chi Assolutamente. Allegri non vuole più vederlo alla guida della Juventus. Ma allora, intanto ti dico che voglio partire dall'inizio. Estate 2014, quando via Conte arriva Allegri, io sono disperato, perché per me Conte in quel momento era tutto per la Juventus, era quello che era riuscito a rimettere la Juventus davvero al centro del villaggio, e quindi io ero veramente disperato. Poi Allegri fa quella stagione incredibile, 14-15, ci porta in finale di Champions, e per me si era già guadagnato tutto, ed era diventato qualcosa di meraviglioso, perché è come quest'anno, no? Il discorso relativo, l'obiettivo è entrare in Champions, però si poteva fare di più. All'epoca l'obiettivo non era arrivare in finale di Champions e si è fatto di più. E per me tutto Esatto. l'inaspettato è meraviglioso. E lì Allegri mi fa veramente innamorare. E poi sono 5 anni quelli di Allegri, che per me sono spettacolari, dove si arriva giustamente al momento di salutarsi, ma non tanto per i risultati, semplicemente perché a forza di provare e riprovare, quello che era diventato un'ossessione a tutti gli effetti, tant'è che l'acquisto di Cristiano Ronaldo va in quella direzione, e cioè provare a vincere una Champions. Se si fa una determinata scelta, forse se non si sia riusciti in 5 anni, ci si può provare in un altro modo. E la Juventus, tant'è che va a fare un taglio netto col passato, secondo me anche troppo brusco. La Juventus ha fatto un cambio troppo brusco andando a scegliere un allenatore come Sarri, che nulla aveva a che vedere dal punto di vista umano con la Juventus, Secondo me ha proprio. sbagliato l'uomo più che l'allenatore, Sì, perché ha sbagliato l'idea l'uomo, ha sbagliato l'uomo. tecnica poteva anche andare bene, però lì hai sbagliato l'uomo e Perché non puoi sarebbe potuto farlo. stupirti, non puoi stupirti a fine stagione che Sarri è così. Lo sai dall'inizio quella cosa lì. E va bene. Si mette Pirlo, e nell'estate in cui arriva Pirlo, che cosa succede? La Juventus fa una scelta netta legata al Covid, cioè via tutti i giocatori con una certa età e degli stipendi ingombranti. È l'estate in cui saluta Matuidi, l'estate in cui saluta Khedira, l'estate in cui saluta Higuain, salutano tanti di quei giocatori che hanno dato tantissimo alla Juventus. E quindi si andava in una direzione molto più autosostenibile della Juve. E poi si inizia a vociferare di Allegri. Premessa: a me non piaceva Sarri, ma gli avrei dato un altro anno, perché quando decidi di costruire è giusto dare continuità. È quello che dicevamo prima, giusto l'ideologia dell'allenatore, non l'uomo. Se si arriva al punto in cui c'è scontro, li devi cambiare. Pirlo è stata una scommessa. Io voglio tantissimo bene a Pirlo, credo che sia stato il giocatore che mi ha fatto più emozionare di tutti, ed ero veramente felice di vederlo sulla panchina, però purtroppo si è rivelato inadeguato, l'abbiamo visto anche banalmente con la Samp, no? È stata una roba, anche quest'anno sta facendo tanta fatica. E quando si è iniziato a vociferare del ritorno di Allegri, io ero combattuto, perché dicevo, da una parte è un allenatore che ha vinto tanto, mi ha dato tantissimi trofei, tante emozioni positive, e quindi io ti dico grande sì. Dall'altra parte, se penso a quello che sembra essere il progetto della Juve, e cioè una squadra più autosostenibile, con degli ingaggi meno ingombranti, dei giocatori più giovani da formare, ecco, Allegri non mi sembra la tipologia di allenatore adatta. Però vediamo che cosa succede. Io in quell'estate faccio un video in cui dico: per me l'allenatore giusto per la Juve è Conte, ma non deve essere Conte. Cioè, deve essere l'imprinting di Conte, come dicevamo prima, il tipo Cioè di il allenatore Conte, il nuovo Sarri. Conte, cioè il nuovo allenatore che Alla era Conte Conte, nel 2011, per perché capirci. Conte che arriva oggi ti chiede 100 milioni di mercato, Sì, chiaro, perché non è più l'allenatore del 2011. chiaro. Certo. Arriva Allegri, fa la prima stagione, che secondo me non è una bella stagione, si conclude anche senza trofei, e tra l'altro nella prima parte viene addirittura messo a rischio la qualificazione Champions, però arrivo alla fine dell'anno e dico: va bene ragazzi, facciamo una cosa. Negli ultimi 2 anni si è votato il partito della discontinuità, perché si è fatto un anno con Sarri, un anno con Pirlo, e si è voluto sempre cambiare di fretta in furia. Per una volta, diamo la continuità. Però la continuità poi non è eterna, cioè l'anno prossimo deve arrivare qualcosa di più. E quindi io ero assolutamente per la conferma di Allegri in panchina al secondo anno. Poi inizia il secondo anno, si fa secondo me un mercato perfetto per quelle che erano le ragioni di Allegri, perché
perché Di Maria, Paredes, Milik, Kostic sono tutti giocatori molto allegriani, secondo me. E dove lui è andato a chiedere quella tipologia di calciatori per aggiungere quella, io dico proprio esperienza, perché è il termine che utilizza lui, che magari l'anno prima era mancato. Tant'è che Vlahovic era acquisto 80 milioni, sì, però è un ragazzo del 2000 nel 2022, quindi è un Certo. ragazzo all'inizio del suo percorso. E quindi vanno a creare una sorta di squadra su misura, secondo me, per Allegri, quella dell'anno scorso. Sì, che ne aveva ereditata una che nel Che frattempo non era era sua, stata, che non era sua. no, ed era stata sfigurata rispetto alla prima Juve allegriana perché Esatto, non era si adatta a era lui. fatto Per un mercato per Sarri che poi diventò per Pirlo, però Pirlo insomma è esatto. si era Quindi, snaturata tanto la rosa. ti dico, io al termine del primo anno dell'Allegri Bis dico andiamo avanti, però dopo voglio vedere i risultati concreti. E per me i primi mesi prima del tracollo legato alla Juventus fuori dal campo non erano stati convincenti. E io quando vedo quella gestione tra Monza e Maccabi, che è esattamente la gestione del primo anno dell'Allegri Bis dal punto di vista della testa, che purtroppo è quella che stiamo vivendo anche adesso, mi fa confermare intanto i dubbi che avevo sulla tipologia di allenatore, gestore contro allenatore che ti fa crescere, ma soprattutto il polso, perché secondo me l'allenatore deve essere sempre il polso di quelle robe lì, perché Allegri è stato meraviglioso nel suo primo ciclo e sono convinto che se avessimo invertito Conte Allegri sarebbe stato un disastro. Perché Conte in quel momento era l'uomo giusto al momento giusto, così come Allegri era stato l'uomo giusto al momento giusto. Allegri probabilmente non sarebbe stato in grado di rifar vincere la Juve come ha fatto Conte, così come Conte non sarebbe stato in grado di dare quel qualcosa in più in Champions League per così tanti anni come ha fatto Allegri. Lo condivido questo discorso. Quindi io semplicemente non considero Allegri oggi per quello che è il punto della Juventus, e questo ancora prima della penalizzazione e l'esclusione dalla Champions e tutti quei milioni. L'uomo giusto per ricreare il ciclo per la Juve, perché anche in questa stagione io faccio un video mentre siamo a 2 punti dall'Inter, ancora in lotta, e un ragazzo mi chiede: tu confermeresti o rinnoveresti Allegri anche per il prossimo anno in caso di scudetto? E io dico anche in caso di scudetto no, perché questa stagione qui mi sembra una stagione davvero usa e getta, che si basa tantissimo sul tipo di approccio che i giocatori fanno sulle partite. Perché quando verrà a mancare, magari l'anno prossimo, questa empatia che si è creata con l'allenatore, con il gruppo del mondo Juve, sarà difficile poi fare dei punti, perché invece Allegri è un ottimo gestore, ma non è un costruttore e quindi fa fatica a metterci mano. Io ieri vedo il Frosinone che arriva a Torino e a 10 minuti dalla fine è con 10 giocatori oltre la linea della metà campo della Juventus, con la Juve che deve difendere 11 dietro la linea del pallone. E quella roba lì, il Frosinone è la peggior difesa della Serie A, a livello tecnico è decisamente inferiore alla Juve, eppure quelle cose lì sono quelle cose che passano dal lavoro settimanale. E a maggior ragione in questa stagione, con una sola competizione a settimana, a me dispiace purtroppo tanto che non si sia migliorati da quel punto di vista lì e che la Juve sia sempre confusionaria in fase di impostazione. Limiti tecnici, indubbiamente, rispetto all'Inter, il centrocampo della Juve è un centrocampo di fatica, l'Inter è un centrocampo di palleggio meraviglioso. Però io vedo tante squadre che vengono a giocare contro la Juve che hanno più precisione e più idea di cosa fare. Invece tante volte i giocatori della Juve li vedi alzare le mani e capisci che non Come se non sanno. avessero un piano B. Ed è esattamente tutta lì per me la percezione. Non perché io sia contro Allegri. Io Allegri ho voluto benissimo e nei primi 5 li voglio bene tuttora, cioè ci mancherebbe, non è che li voglio male. Però se devo pensare al futuro della Juve, semplicemente mi sembra la persona sbagliata nel momento sbagliato per la Juve, come invece è stata la persona giustissima in quei 5 anni e purtroppo ci è mancata sulla Champions per creare qualcosa di ancora più immortale. Questa è la Guarda, realtà. io ti dico, sul ritorno di Allegri, sì, erano qualche dubbio, poteva starci, però la Juve arrivava davvero da 2 anni in cui si era proprio sfigurata, Ma cioè certo, la indubbiamente. mentalità da Juve l'avevi persa strada facendo, e soprattutto nell'anno di Sarri. E secondo me quell'anno lì alla fine viene. Come dire, viene mascherato dalla voglia dei senatori di dare continuità a quanto fatto negli anni precedenti, ma
Però ti dico che come l'anno scorso dobbiamo valutare tutto quello che è successo a extracampo, purtroppo Sarri e Pirlo hanno vissuto con la pandemia di mezzo. Cioè Sarri Sì, no, no, finisce un campionato a ma luglio, c'è cioè una follia. esatto, sono totalmente Però poi nelle d'accordo con te. valutazioni della società, non mie, tue o dei tifosi, della società, queste cose non sono state prese in considerazione. È quello che secondo me crea una sorta di dislivello tra le figure degli allenatori negli ultimi anni. Un aspetto che secondo me dobbiamo comunque tenere presente è quella dichiarazione di Scanavino l'estate scorsa che dice questa squadra potrebbe giocare meglio, ma ci sono anche delle valutazioni economico-finanziarie Ma guarda, che ci portano a fare delle scelte. me del Quindi comunque gioco me ne frega io niente. credo... Cioè, Cosa? No, non, dico, a me il discorso di giocare bene, cioè, per me è una no, frase guarda, vuota, non vuol dire con me niente. Per rispondi me a porta aperta. l'organizzazione, per me l'organizzazione semplicemente. E a questa Juve purtroppo è 3 anni che manca l'organizzazione, non è giocare bene, è giocare organizzato. Me, ti dico, io sui discorsi sul gioco mi annoiano. No, è una noia Io mortale. O mi capisco se dici la il Juve perché? vince o se la Juve non vince. E se non vince, devo almeno avere la percezione di un qualcosa che sta creando Che le è in condizioni crescita. per vincere prima Che è possibile. per quello che dico, io non E in avverto le questo condizioni momento di qua, vincere, non le avverto. ecco, in questo Non le momento avverto. qua, quello che mi preoccupa è non avvertire questa voglia, È questa tutto lì. voglia, È tutto lì. che non riguarda però solo l'allenatore, è un discorso No! complessivo, un Allora, discorso complessivo che mi preoccupa. a me ieri fanno arrabbiare più di tutti i giocatori, perché io ripeto, le condizioni tattiche in cui erano inseriti anche prima, cioè prima avevano palesemente overperformato rispetto a quello che era la proposta della Juventus. Quindi bravissimi loro a fare in campo qualcosa di più rispetto a quello che creavano e bravissimo l'allenatore a tenerli tutti insieme, cementificati, bravissimi tutti. Adesso Allegri, secondo me, è in confusione dialettica, comunicativa e proprio gestionale, perché ci sono state anche delle opzioni quando si è passati dai 4-3-3 con Yıldız che veniva a fare la mezzala, Cambiaso che andava a fare l'ala, Weah faceva il terzino, cioè sono proprio delle letture che secondo me lui ha perso tanto rispetto a quelle che aveva invece nel primo ciclo e sono anche abbastanza convinto che i 5 cambi abbiano molto influito su questa cosa qua rispetto ai 3. Beh, purtroppo, cioè, i cinque cambi hanno sicuramente cambiato il Hanno cambiato il calcio. calcio, hanno cambiato il calcio, indubbiamente. Le partite le puoi gestire in maniera completamente diversa, puoi incidere tanto o troppo poco in base a come fai la gestione dei cambi, perché Certo. poi comunque sono cinque cambi, ma hai sempre tre slot. Certo. E questo secondo me cambia molto la gestione di una partita sulla lunga distanza. Detto questo, io ti dico una cosa. Vai. Allora, o andavi per l'esonero perché era da esonero nel post-match di Maccabi, Infatti, quando lì secondo me obiettivamente si è chiusa un periodo in cui per me era lì, per me era quello. percepivi che non si riusciva ad andare oltre. Ok? Per me era quello. Poi, secondo me, Allegri è stato straordinario nell'aver tenuto unito un gruppo unito Però è stato un ruolo dirigenziale nell'aver quello. normalizzato una Sì. situazione dentro un inferno. Allegri è stato il miglior dirigente della Juve dell'anno scorso, perché la Juve non aveva Esatto, dirigenti, e quindi cioè, è questo è però è giusto. dirigenziale. Credo sia stato molto bravo nei primi mesi di questa stagione Sì. a tenere Sì. un profilo basso, ma a costruire un qualcosa di interessante in prospettiva. E qui sul profilo basso un po', ma quelle sono opinioni, No, quindi sai, non c'entra niente. io dico il profilo basso perché comunque fino a un certo punto quella sensazione dell'inaspettato c'è stata, l'abbiamo concretizzato, Sì. no? Secondo me sta venendo a mancare nella gestione del momento di difficoltà. E me Ecco, quello lì. questo mi fa pensare che è creata, cioè trovato l'equilibrio perfetto su quel 3-5-2, su quella squadra, su Stop. quell'entusiasmo. E adesso l'effetto finisce come quando esci dalla gelateria con un bel cono, poi non lo so, fai un brutto movimento, ti cade giù la pallina di gelato e è finito tutto. E non lo mangi più. E Ma non lo mangi sai più. cosa? Questo è un problema, eh. A me la cosa che non piace in assoluto di più dal punto di vista comunicativo è il non mettersi in discussione. Perché un conto, io capisco quando le cose vanno bene.
uno può anche dire a me piace diversamente, però tu stai raggiungendo quello che devi raggiungere a modo tuo e ci stai riuscendo e lo stai facendo benissimo. Ma quando le cose non vanno bene, non si può continuare su quella strada considerando follia tutto il resto, perché a me fa ridere quando sento in conferenza che Allegri mi dice dobbiamo stare più attenti ai dettagli, ritrovare la concretezza difensiva e segnare di più. Certo, sono tutte cose giustissime, però allora vinciamo la Champions se è l'importante deve stare attenti a non prendere gol e devi farne di più. saremmo bravi tutti, no? a individuare il problema, però poi bisogna arrivarci, no, a farlo. E lì sale il dubbio, che era il dubbio che avevo prima del ritorno di Allegri. Allegri è l'uomo giusto per fare queste cose? E secondo me questi 2 anni e mezzo, che saranno 3 a breve, ci hanno confermato che per il momento storico della Juve no, assolutamente no. Però guarda, io ti dico che sono curioso di vedere cosa succederà da qui a fine stagione, perché se la stagione prossima Allegri sarà ancora sulla panchina della Juve, credo sarà giusto consolidare la sua posizione, ma credo anche gli obiettivi della Juve dovranno essere molto più chiari e calibrati sui livelli storici. Certo. Okay? E quindi vorrà dire che da qui a fine stagione questa squadra avrà ripreso un cammino per avvicinarsi il più possibile a quella dimensione che oggi viene rappresentata dall'Inter. Okay? Perché poi i momenti di calo ci possono stare, l'importante poi è ritrovare le idee e il percorso per riprendere un certo tipo di percorso per raggiungere quella dimensione. Però diversamente, se arrivasse a fine stagione con dei dubbi o comunque molto lontani da quella dimensione là, beh, secondo me a quel punto sarebbe giusto arrivare ad una separazione anticipata rispetto al contratto che va a scadenza al 2025 e cominciare un percorso nuovo, in modo da dare motivazioni nuove, perché io sono convinto che all'interno di questo gruppo ci siano comunque dei valori importanti. Certo, cioè, secondo certo. me questa squadra non lo vince lo scudetto contro, di fronte al percorso che sta facendo l'Inter, ma non ci sono 10 punti di differenza. Più che altro sono le percezioni sulle partite in cui giochi contro delle squadre che non sono l'Inter, cioè sono quelle lì. Esatto. Cioè siamo tornati a quelle stagioni in cui potevi vincere, ma potevi perdere contro chiunque. Non sei una grande squadra. Passeggera. Però ti dico una cosa, perché questa è una cosa che a me preme particolarmente. Allegri oggi è per forza di cose un parafulmine, perché è diventata una figura talmente polarizzante, è 10 anni che separa di Allegri lato Juve, non potrebbe essere altrimenti, è impossibile fare il contrario. Però questi giocatori qua, se l'anno prossimo andrà via Allegri e quest'anno a febbraio mi mollano tutto perché non sono riusciti ad arrivare a quel punto lì, l'anno prossimo non avranno il parafulmine, perché l'allenatore poi nuovo, l'allenatore avrà bisogno di tempo, ma i giocatori che ci sono già, il tempo l'hanno già avuto. Quindi, secondo me, alcuni stanno un po' scherzando col fuoco e dovrebbero cercare di mostrare più attaccamento alla maglia, perché poi si giocano la Juve, cioè tanti tra mercato e rinnovi si giocano la Juve. E quindi vedere questa reazione da parte del gruppo è una cosa che mi manda veramente nei matti, perché, ripeto, oggi c'è il parafulmine legato al fatto che sicuramente dal punto di vista tattico costruzione non ce n'è, però poi quando sarà arrivato il momento di metterci dentro qualcun altro, bisogna anche dimostrare che alla Juve ci si può stare, perché sennò diventa un po' il problema. Sai qual è la cosa più bella di questo viaggio che ho condiviso con te tra il video che abbiamo fatto sul tuo canale e che invito ad andare a vedere, perché questo è il seguito. Il secondo, sì. È che siamo partiti dal presupposto che dovevamo chiarire perché oggi tutta questa pressione solo su Allegri non è positiva per nessuno, e siamo arrivati in maniera naturale a dire che ok, togliamo il parafulmine. No, Allegri, ma questo lo dico da mesi. No, ma lo dico a te, perché poi noi qui stiamo condividendo delle idee, certo, che potrebbero anche essere altre, cioè anche di altri, chi ha piacere a seguirci, chi avrà piacere a lasciare un commento scrivendo la sua opinione. Dico tutto ciò perché in questo momento qua, secondo me, quello che deve fare la differenza
non è solo un elemento, ma è tutta la Juve, allenatore, giocatori, dirigenza. Cioè in questo momento difficile qua, tutti devono dimostrare di essere all'altezza della dimensione Juve, sì. E di avere i tifosi compresi. Cioè oggi è inutile trascorrere le giornate, le settimane dicendo la soluzione è via Allegri a giugno, perché se la soluzione sarà quella, e sarà una soluzione che andrà ad individuare a giugno, la società, ma arriverà un momento anche per quello. Cioè oggi la soluzione è che la Juve non sta facendo la Juve. Fino a qualche settimana fa era tornata a fare la Juve, pur avendo valori inferiori rispetto ad altre squadre come l'Inter, ma avevamo tutti il piacere di vedere questa squadra che era pronta a lottare su ogni pallone, ogni partita contro chiunque. E c'eravamo quasi, non quasi, sicuro, almeno io, cioè mi piaceva la Juve. Sì, che giocasse contro l'Inter o che giocasse contro... Si facevano volere bene. Ti dava quella spinta empatica in cui ti immedesimavi in loro. Però io ti dico, e raccolgo il perché prima ti ho detto che non mi è piaciuto questo sempre al ribasso, perché per me se da agosto a febbraio senti che l'obiettivo comunque è qualificarti in Champions e tu sei arrivato a fare quel percorso lì, e perdi purtroppo quello scontro diretto con l'Inter, e quindi l'obiettivo massimo ti sta volando via, ma l'altro obiettivo, che è quello di arrivare in Champions, stai inconsciamente dentro la tua testa, l'obiettivo è quello, tu adesso in Champions ci sei, devi proteggere 6-9 punti di vantaggio sul Bologna, e quindi poi l'output secondo me è questo qua, cioè se Inter-Juve fosse stata ad aprile, secondo me la Juventus sarebbe andata fino ad aprile, poi perde contro l'Inter e poi si ferma ad aprile. E secondo me questo qua è il grande errore. Secondo me sì. Cioè, secondo me sì. L'obiettivo di quest'anno deve essere crescere più possibile. L'ossessione di quest'anno deve essere crescere fino all'ultimo momento utile di quest'anno, perché il prossimo anno devi fare un pezzo meno per riavvicinarti alla vittoria. Perché i tifosi di questo club vivono per vincere. Però cosa ti dice la Juve, Giova? Allegri, Giuntoli, Elkan? L'obiettivo di quest'anno non è crescere, non è l'anno zero, l'obiettivo di quest'anno è entrare in Champions. Sì. E lì secondo me è il cortocircuito comunque. Ma quello lì è l'obiettivo, ripeto, aziendale. Lo so, infatti al tifoso non può importare quello, è impossibile. Dopodiché, Elkan dice, questo è l'anno zero, per aprire un nuovo ciclo. E sono d'accordo, l'anno zero, arriva giunto lì. E il nuovo ciclo si apre sulla valorizzazione dei giovani e sulla sostenibilità. Significa... fai tutto quello che devi fare quest'anno per mettere questa squadra nelle condizioni di poter vincere a partire dall'anno prossimo. E la chiave è questa qua. Chiaro. Non può staccare la spina una squadra del genere a febbraio. Questa stagione finisce all'ultimo momento utile, che è il 30 giugno. E secondo me questo è il grande... è la grande chiave di quest'anno. Sì, ma infatti ti dico, la mia percezione purtroppo è che l'anno 1 dell'Allegri Bis, l'anno 2 dell'Allegri Bis, l'anno 3 dell'Allegri Bis alla fine siano un grosso remake l'uno dell'altro, perché ci sono sempre quei momenti di filotti. Mi ricordo quando l'Atalanta inizia a calare nel primo anno e noi invece iniziamo a vincerle tutte. Mi ricordo l'anno scorso fino ad arrivare al 5-1 del Maradona. Mi ricordo quest'anno che ha accompagnato verso Inter-Juve. Sono stati tutti dei filotti in quei momenti che dicevi finalmente c'è arrivato il momento e poi c'è sempre stata la mazzata tra capo e collo e il calo. Quindi per me purtroppo questo è una cosa che si ripete nel tempo e la percezione è che possa ripetersi anche l'anno prossimo. Poi la sfera di cristallo io non ce l'ho, sono solamente... Beh, ti dico, se questo sarà il risultato delle valutazioni di fine anno, a quel punto sarà giusto cambiare. Ma infatti io la metto tutta su quel piano lì. Luca, grazie. Luca Toselli, seguito e tutto il resto. Primo video di questo contenuto lo abbiamo fatto sul suo canale, quindi prendete ferie per guardare quello. Tutto. Prendete. Poi tornate qua, prendete, commentate, fate tutto il resto. Io mi sono divertito, ho trascorso del tempo... Bene, secondo me abbiamo detto ci siamo confrontati su tante cose, sì. Spero lo rifaremo, Luca, perché quando è stato davvero piacevole. Insomma, un grande abbraccio, grazie e alla prossima. E grazie ai ragazzi che ci hanno seguito fino adesso. Ciao. Supportato.